vengono da Honduras, Guatemala, in generale dal Centro America. Lasciano le loro case in cerca di una sorte migliore negli Stati Uniti, attraversando il Messico. Viaggiano aggrappati o sopra i treni merci per non dover sottostare alla tratta degli immigrati organizzata dalle criminalità locali. Molti di loro svengono per disidratazione e fame, cadono sulle rotaie, vengono travolti o mutilati dal treno. A soccorrerli o a lanciar loro sacchi di plastica con viveri e bottiglie d'acqua sono le donne del gruppo Las Patronas, per lo più contadine del sud del Messico. Il loro impegno è raccontato nel documentario del regista Arturo González Villaseñor, presentato alla Pontificia Università Gregoriana in collaborazione con Fondazione Migrantes. A rappresentare Las Patronas, una di loro, Norma Romero Vázquez, di Córdoba, Veracruz. Una bolsita de lunch, lo que hacemos es ponerles arroz, frijoles. In ogni sacchetto mettiamo riso, fagioli, del pane o delle tortillas, a seconda di quanti pasti riusciamo a preparare. Imbustiamo anche frutta, verdura, tutto quello che ci danno e che raccogliamo al mercato, dai fornai e tra la gente che viene. Molti infatti partecipano al progetto e portano aiuti in viveri. Ci sentiamo benedette perché questo cibo non viene da noi. Oggi contiamo sull'aiuto di tante persone. In specie, entonces nosotros nos sentimos bendecidas porque realmente no sale de nosotros. Hoy en día ya tenemos ayuda de la gente. Las Patronas, per il loro impegno, lottano contro resistenze e critiche, oltre al fatto che la legge messicana fino al 2011 puniva come reato l'assistenza umanitaria agli irregolari. Circa 400.000 persone transitano per il Messico ogni anno per trovare un lavoro o per ricongiungersi ai familiari, ma più di 20.000 vengono sequestrate. Norma racconta del soccorso prestato ad un uomo che era stato torturato e non riusciva a scendere da solo dal treno. La forma di come lo agarraron de acá y las dos manos. Lo hanno fatto scendere tenendogli le mani così, mentre i due compagni che stavano giù lo prendevano per le gambe. Vedere questa immagine mi ha fatto pensare, ecco, Dio vuole che lo serva. Vedere questa immagine di una persona nera, vedere questo Cristo nero, per me è stato scoprire Cristo vivo, che non è morto, ma è vivo, che mi ha fatto vedere la strada. Scoprire il suo volto nel migrante mi ha cambiato la vita, perché vederlo così voleva dire: Signore, sei qui e mi chiedi di servirti. Poi un pensiero a Papa Francesco, che tante volte ha denunciato la tratta degli esseri umani e quello che definisce il lavoro schiavo. Perché è una persona che ha scoperto Cristo nel povero e che ha visto in tutti i fratelli la povertà. Lo stesso suo sentimento per i poveri è quello che proviamo noi per i centroamericani. Condividiamo questo stesso sentire, la fede in questo Dio che ci ha illuminati e ci guida per poterci far comunicare da cuore a cuore.